Pensavo una ballerina che mi succhiasse la figa prima di una copertina o prima dello show. Pensavo a un famoso che mi desse quasi un tono tipo un rapper di successo, un cantante pop. Pensavo alla tipa figa che mi fa la fila da una vita che l'ho sempre detto arriverò. Pensando a quel tipo che mi faceva un bel filo, poi finito a farmi un dito dietro alla console. Pensavo a un calciatore con cui andare sul sicuro, con il cazzo sempre in tiro, 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 gol. Pensavo a una cantante che gira senza mutande, che c'ha l'auto con le porche e gira con gli short. Pensavo a un tiktoker con cui far scoppiare web e poi farmi in quattro piste sul suo private slot. Pensavo anche al suo amico, sempre meglio un po' bondare, poi si fanno abbindolare dal mio wish di cock. Penso a un addetto ai lavori con la giacca e la camicia che non si sbottona mica se non per un trot. Pensavo a Pecorino da sotto la scrivania, ma se scopro che c'è il cazzo corto scapperò. Pensavo a un presentatore ego friendly per signore, ma sotto i 50 sono tutti snob. Pensavo a madre natura con due poppe da paura, che fa stora di clausura se le chiede un job. Pensavo a una transessuale con il cazzo ancora uguale, che si faccio anche sfondare con uno strabon. E pensavo a qualche amico che sotto gli piace il dito, possiamo fare un trenino frate un macaron. Pensavo allo spagnolo che è arrivato con l'Apollo, perché la Ferrari aveva un problemino un po'. Pensavo al miliardario che mi offriva del denaro in cambio di un filmino da buttare su YouTube.